Ciao ragazzi, un crimine al giorno per il 29 aprile 1929. Avete mai visto, non credo, ma sentito parlare di un cadavere, di una pittrice che cammina da solo e va a gettarsi all'interno di una cisterna piena d'acqua? Questo è il caso del crimine al giorno del 29 aprile, un crimine, un altro dei crimini che è rimasto aperto sostanzialmente perché non si è riusciti a trovare effettivamente il colpevole o perlomeno a riuscire a trovare i riscontri fondamentali per poterlo condannare. Andiamo a vedere immediatamente la scheda per la giornata di oggi. 29 aprile 1929, ci troviamo a Le Beaux-en-Provence. Siamo praticamente nelle vicinanze di Avignone, in Francia, 1929. L'orario è ovviamente imprecisato. La vittima è Edith Marie Olive Branson, di anni 44, pittrice e proprietaria dell'Hotel de Monte Carlo lì a Le Beaux-en-Provence, stata uccisa con un colpo d'arma da fuoco alla testa. Il problema è che il cadavere il giorno dopo venne scoperto all'interno di una cisterna, praticamente nelle vicinanze, in un campo nelle vicinanze dell'hotel, ed è stato ritrovato praticamente sul fondo di questa cisterna, laddove è stata ritrovata anche la pistola con cui sostanzialmente è stato fatto un buco piuttosto evidente all'interno del cranio della nostra pittrice e proprietaria dell'hotel. L'unico collegamento che pare essere facilmente identificabile relativamente a questo crimine è il direttore dell'hotel, di anni 28, quindi decisamente più giovane della nostra vittima, François Pinet, che non era solo direttore dell'hotel, ma era anche amante della vittima. Il movente, si è ipotizzato un movente passionale, alla distanza di tutto questo tempo ovviamente è molto molto difficile riuscire a ritrovare dei dettagli relativi a questi crimini, ma io ve li metto come spunti di ricerca proprio perché voglio andare a cercare di mettervi, come dire, la pulce nell'orecchio per qualcosa di veramente interessante, anche perché in questo caso il cadavere, come abbiamo detto, è stato ritrovato sul fondo di questa cisterna piena d'acqua. Questa cisterna sostanzialmente era al di là di un muro di cinta dell'hotel stesso, dove c'era anche una rete, quindi c'erano più di 3 metri di muro più rete da scavalcare, e poi c'era anche da arrampicarsi all'interno di questa cisterna. Tutto questo ve lo dico perché ovviamente quello che è stato ipotizzato come prima, diciamo, scena del crimine è stato ipotizzare il fatto che la signora, per drammi personali, per drammi di tipo sentimentale, potesse essersi sostanzialmente arrampicata fino all'apertura di questa cisterna, avendo con sé l'arma, una pistola calibro 9, e si fosse poi sparata alla testa, andando a finire sul fondo della cisterna stessa, assieme alla pistola. Insomma, l'apertura pareva essere abbastanza grande per poter far cadere sia il cadavere che la pistola, che il bossolo e che, insomma, la testa di questo cadavere bucata da questa pistola in un atto di suicidio. Il problema fondamentale è che portò poi anche all'arresto di François Pinet, ma poi anche in realtà alla sua assoluzione nel gennaio del 1930. Il problema fondamentale è che questa persona doveva essersi evidentemente incamminata perlomeno dall'hotel, incamminata e aver scavalcato il muro di cinta, e aver poi preso, diciamo, posizione all'interno della cisterna per poi ricadervi all'interno dopo il suicidio, sostanzialmente dopo morta, quindi essendosi suicidata dopo essere già stata uccisa. Perché? Perché quel cadavere all'interno della cisterna, questo cadavere della nostra pittrice nel 1929, il 29 aprile, Edith Marie Olive
Brunson, anni 44, non aveva neanche una singola goccia d'acqua nei polmoni, quindi evidentemente il crimine doveva essersi consumato precedentemente, a meno che non possiamo pensare veramente che tutti i film che ci piacciono tanto di George Romero e quant'altro, in cui ci sono dei morti che camminano e che addirittura ricommettono un altro suicidio, non possano davvero corrispondere a verità. Questo è il crimine di oggi, per il 29 aprile, uno spunto di ricerca molto particolare su una artista, su una pittrice e proprietaria di hotel che o è stata uccisa in anticipo oppure si è alzata dopo la morte per andare a fare un tuffo all'interno della cisterna d'acqua relativa al suo hotel di cui era proprietaria. Questo è il crimine al giorno di oggi, una piccola pillola per il 29 aprile. Ci vediamo domani con un crimine molto molto particolare, vedrete, io lo definirò crimine perché a tutti gli effetti, anche relativo a degli studi, a delle rappresentazioni, diciamo, della realtà che io ho fatto in altre puntate della Botteguccia, eccetera, per me, da un certo punto di vista, è un crimine e dovremmo ritenerlo tale, dovremmo perlomeno considerare le possibilità che lo sia. Un crimine al giorno, oggi 29 aprile, abbiamo finito, ci vediamo domani, come al solito, alla Botteguccia dei Sigilli. Ciao ciao, dal Teo Crack Apart.